Ci troviamo al Centro Benessere Olimpia di Ponte Cagnano in compagnia del professor Filippo Massaroni, presidente della NABBA Italia. Presidente, com'è nata l'intuizione della cultura fisica funzionale? Più che un'intuizione è stata la fine di una evoluzione, perché la funzione è il vero meccanismo sul quale si è strutturato l'uomo, che come ormai accettato nella evoluzione darwiniana è, diciamo, una scimmia molto evoluta. Non è stata propriamente una intuizione, ma è stata la fine di un percorso che è partito da un'osservazione dell'uomo da un punto di vista biologico. Quindi, essendosi l'uomo evoluto sulle sue funzioni, è stato direi piuttosto naturale far ripercorrere lo stesso percorso alla cultura fisica. Sta avendo all'interno delle federazioni di bodybuilding, del mondo del fitness e dello sport in genere? Non cerchiamo propriamente una risposta dal bodybuilding o dalle federazioni, cerchiamo di essere compresi e cerchiamo di introdurre questo concetto. Quindi ormai è un'attività strutturata che ha i suoi fini e i suoi mezzi e più che altro ormai è matura come attività. Sarebbe un po' difficile convincere persone che hanno fatto bodybuilding per 10, 15, 20 anni a cambiare la loro prospettiva. Noi ci rivolgiamo più che altro a persone che iniziano in questo momento per poter prendere il meglio della cultura fisica e più che altro il futuribile, quello che si pone in una prospettiva futura che include molto più pesantemente la salute umana. Quali sono le prossime iniziative della NABBA in questa direzione? Il problema non è facile, perché diciamo che va inventato di sana pianta, quindi siamo in una fase di forte lavoro intellettuale, se si può dire, e di ricerca, che avrà una prima tappa il 27 di marzo a Montecatini, dove ci siamo dati un appuntamento per verificare l'avanzamento delle nostre ricerche. Quindi i contenuti e gli obiettivi di questo incontro del 27 saranno? Saranno una prima definizione dei fini e una prima presentazione di progetti, dei mezzi per raggiungere quei fini. E come dicevo, non è un progetto facile, e ci vede confrontare molto anche vigorosamente, ma pensiamo di potercela fare.